Salve a tutti e salve, salve a tutti. Pietro Trevisan di nuovo. Accanto a questo tamburino sciamanico cinese comprato a Anzio nella fine degli anni 90, ho questo libro che io mi sono scordato dei libri che ho a mia disposizione perché li ho letti molto tempo fa. L'albero, i simboli dell'albero, edito dalle Edizioni Mediterranee, mi era costato 23.000 lire. L'albero. Ed è molto interessante perché io, ascoltando i discorsi sul Genesi, ho fatto delle riflessioni. Io sapevo che era l'albero della vita e della morte, e quindi l'avevo sentito nominare così, l'albero della vita e della morte, e poi anche l'albero della conoscenza, ma non so se era dell'ignoranza. Qua ci sono molte raffigurazioni molto belle di tutte le tradizioni, anche indù, sull'albero, Bosch, eccetera. Però ecco, non lo voglio aprire molto come libro perché si rovina, io li tengo molto con molta cura, quindi lo riponiamo subito qua. Ma era questo che ti volevo domandare, Pietro Trevisan, l'albero della vita e della morte o soltanto come albero della vita ti figura? Poi, a proposito dell'albero, ma già non c'entra nulla con la Bibbia, io c'ho l'opera di un discepolo di Edward Alexander Crowley, meglio noto come Aleister Crowley, Israel Regardi, Il giardino dei melograni. Che Mem, Chet, questo qua, cioè l'albero della vita con gli Sefira, l'albero cabalistico, ma c'è anche l'albero della morte con i Kipola. Che mi puoi raccontare dell'albero della morte? Perché ne ho ascoltato molto poco dell'albero della morte con i Kipola. Poi magari farò un altro video parlando di questo. Vedi, anche rituali di alta magia. Sempre in questo libro delle Mediterranee, Universo Magico, Tantra per l'Occidente, si parla dell'albero della morte con i Kipola, non so che cosa, però adesso non mi sono organizzato. Quindi so che c'è nella Cabala l'albero della vita, ma c'è anche l'albero della morte. Visto che la Cabala esplora i misteri della Bibbia e soprattutto del Talmud, ti chiederei se tu sai se c'è stato nel paradiso anche un albero della morte o era lo stesso dell'albero della vita, la parte rinsecchita, perché c'è l'albero della vita e l'albero della morte nella Cabala. Non so se sia lo stesso, interpretato in senso inverso. Beh, continuo a seguire i tuoi video. Forza e coraggio, vai avanti così. Sono molto interessanti. Poi io devo organizzare delle idee, perché manco sapevo di avere delle cose riconducibili alla Cabala o alla Bibbia. Poi, visto che ci stiamo, ti faccio vedere che c'ho
La cena segreta a Katara, le apocalissi gnostiche, poi c'è, vabbè, c'ho anche i Vangeli gnostici e tutte queste cose, e i Vangeli apocrifi, e quest'opera che è molto interessante, I mostri dell'Apocalisse, che però fa un'esigesi attraverso l'induismo, il buddismo, il brahmanesimo e un ecletismo, però è stata commentata da un cardinale cattolico, quindi mi ha un po' disorientato. È di Mario Bacchiega, docente universitario di storia delle religioni, dischiude in quest'opera il linguaggio simbolico dell'Apocalisse di San Giovanni l'Apostolo, mettendone in luce il significato nascosto. L'esigesi simbolica di Bacchiega rende comprensibile l'intero testo apocalittico, quale anello di congiunzione tra la stabilità, le stabilizzate liturgie ebraiche e quelle non cristiane, neocristiane. Vabbè, ma poi parla anche di buddismo, di induismo, è molto interessante. Vabbè, poi ho altri libri che ti vorrò presentare in un altro momento. Magari in un altro ciclo di letture ti interesserai all'Apocalisse, ai testi gnostici, apocrifi e tutto. Però se hai iniziato con la Bibbia e stai ancora al terzo capitolo del Genesi, probabilmente ci vorranno 3 anni per finire tutto il Vecchio Testamento. Con il Nuovo no, perché sono appena 1000 pagine scarse della Bibbia di Gerusalemme, mentre il Vecchio Testamento sono 5-6.000 pagine. E magari farei dei cicli in parallelo su questi altri argomenti. Beh, ti ringrazio di tutto quello che fai, che è molto interessante. Io anche ho letto qualcosa del Vecchio e del Nuovo Testamento, anche se sono sempre stato ateo, e anche di Eliade, tutti questi scrittori sulle culture e civiltà di tutto il mondo, quello che mi ha reso ancora più ateo, perché tutte le religioni hanno un senso relativo, non assoluto. Sono state pensate in luoghi e tempi differenti, e poi l'essere umano è poco creativo. Ci sono aree di diffusione religiose, per cui il buddismo ha preso dall'induismo, dalle religioni ancestrali dell'India. Nel bacino del Mediterraneo ci ritroviamo con gli stessi culti, quindi credo poco all'intervento divino o extraumano. Ciao!